Questi giorni di festa, Pasqua e Pasquetta, saranno blindatissimi sotto il profilo dell'ordine pubblico. Sono giorni indubbiamente che, vuoi per la festività, vuoi per il meteo, invitano tutti ad uscire. Ma l'imperativo rimane quello, rimanere a casa per evitare i contagi da coronavirus. Vediamo anche giornalmente quanti sono i controlli. Per esempio ieri ci sono stati oltre 1600 controlli. E le persone denunciate sono state 68, mi sembra. Vuol dire che ci sono delle persone che ancora non hanno compreso quanto sia pericolosa, quanto sia terribile questo virus che ci ha preso. Voglio dire, non si può pensare ad andare per i prati come si faceva una volta a Pasquetta. Lo faremo un altro anno, magari è possibile che lo faremo. Del resto poi mi pare che il governo adesso sta varando un ultimo decreto che allungherà questa quarantena, diciamo che allungherà tutte le misure, quasi tutte, fino ai primi di maggio. Quindi perché? Perché si è compreso che la situazione è molto pericolosa. Quindi io ancora una volta, godetevi la Pasqua a casa, non ve ne andate in giro perché è molto pericoloso, molto pericoloso. Ieri abbiamo avuto un COSP, un Comitato di Sicurezza Pubblica, chiaramente in conference call, in cui abbiamo ovviamente il prefetto, il questore e tutti i partecipanti hanno convenuto di intensificare i controlli sul territorio provinciale e quindi raccomanda a tutti di stare a casa. Chi non ha quelle caratteristiche previste dal DPCM deve rimanere a casa. Dobbiamo avere forza di volontà e rimanere a casa per il bene di tutti quanti. Noi saremo anche noi come polizia provinciale impegnati in questo ruolo di controllo nelle strade provinciali.